Grazie di aver scelto multiplayer per l'eventone. Parte con PS5, ovviamente, in questo caso. Catturato su PS5 footage in tempo reale. Tekken, si parte da Tekken, che anche questo effettivamente ci stava, effettivamente non si era ancora visto nulla, ci sta. E poi è super mega PlayStation. Ci sta. Gameplay puro, quindi questo ci sta, figo. Ci sta. Vai. Speriamo che sia più bello dell'8, che ho trovato. Del 7? Del 7 che ho trovato abbastanza più bello. Senti che musica. È il primo gioco, level up, non ti preoccupare. Ecco qui, Tekken 8 fatto con le catene. Tekken 8. Ci sta, stay tuned, PS5, questo ci sta, insieme a Street Fighter 6 sono due bei ritorni, quindi ci stanno, dai, questo qui comunque ci... Beh, ricordiamo che Sony ha anche comprato tutto il sistemone dei tornei, Entertainment. Bandai, come avete visto, quindi questo ci sta. Adesso si parla di Star Wars Tales from the Galaxy Edge Enhanced Edition per PlayStation VR 2. Ricordiamo che Tales from the Galaxy Edge è già disponibile su Oculus, se avete su Meta, insomma, Meta Quest, se lo avete. E questa è la conferma che quel gioco arriverà anche su PlayStation VR 2. Ragazzi, è molto molto carino. Molto figo. Anche il primo. Sì. Naturalmente non è 40 ore di storia. Siamo ancora in quell'ambito lì VR. Molto piccolo, ma dritto al punto. Questo chiaramente, ragazzi, è un antipasto di quello che io lo sto ripetendo da mesi, di quello che ci possiamo aspettare su PlayStation VR 2, ovvero l'uscita di tantissimi progetti che questi ultimi due anni sono usciti sui visori PC e che sicuramente arriveranno tutti uno dopo l'altro su PlayStation VR 2, come è lecito aspettarsi. Sei d'accordo, Fra? Assolutamente sì. Anche perché sennò chi gli passa il gioco? Esatto. Hello, my friend. Mi sarei aspettato un boost grafico per PlayStation VR 2, devo essere sincero, Del resto... E anche a Fly Felix, ragazzi, arriverà al 100% su PlayStation VR 2. E anche Resident Evil 8. Al 100%, Resident Evil 8 proprio sì, e sarà anche esclusiva, arriverà solo su PlayStation VR 2. Ma a Fly Felix al 100%, ragazzi. Fra, se ti riesci a alzare un po' il microfono, adesso non sarebbe male. Questo è molto questo è molto bello, sì. Da quel che ho capito, perché anche questo qua l'ho giocato su questo. Quindi abbiamo un titolo PS5 e due titoli PlayStation VR 2 fino a questo punto. Ma perché mi si azzera l'Awel? Ma adesso ti si risente di una potenza incredibile adesso. Sì. Questo è Demeo. Questo qua già esiste da un paio di anni su Quest, ed è molto, molto bello, ragazzi. Questo è un gran bel gioco. Sì, Demeo. Confermo. Dimio. Questo ve lo straconsiglio anche se avete un Oculus Quest. Sì. Adesso si passa a Sega. Questo gioco è stato ricostruito da zero e sarà disponibile fuori dal Giappone per la prima volta, ragazzi. PS4 e PS5. E cos'è ricostruito da zero? E poi per la prima volta fuori dal Giappone. Cos'è? Samurai. Ah! No, magari! Yakuza Genshin. Kenzan! Questo è Kenzan! Sì. Rifatto da zero, quindi hanno fatto lo stesso lavoro di Kiwami, l'hanno fatto su anche questo.
Eyaculation. Questo è bello. Questo è molto bello. Ma questo cos'è? In stile Ninja Gaiden, cioè? No, 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 ah, no. Sempre... è Yakuza, ma ambientato nei samurai. Ah, figo. Mamma mia, vince! Dove sta Vincenzo? Secondo te questa arriverà anche su Series XS? Ce l'aspettiamo anche sul Game Pass? È probabile questo qua. Magari gli dai un po' di tempo. Ah, c'è un'esclusiva temporale, dici, PlayStation. Questa arriva anche su PS4, ragazzi, eh? Vedi, la, vedete, l'hanno rifatto da zero. Questo è un po' Operazione Kiwami, questo qui. Bombetta! Bombetta! Ragazzi, non sappiamo già se sarà localizzato in italiano. C'è un po' presto. Direi... ma di cazzi! Già che esatto. È in inglese. Bellissimo, bellissimo. Like a Dragon Ishin. Ah, vedi, l'hanno chiamato... ah sì, Like a Dragon l'hanno chiamato, neanche come... questo sarà parte integrante della conferenza Sega che Francesco e Giordana seguiranno, non mi ricordo se domani, giovedì. Super. O super proprio. Hello, Madam Mason? Questo è Harry Potter, Harry Potter, ragazzi, un altro focus su Harry Potter. Comunque troppo li vediamo sti giochi, cioè Harry Potter io ho visto tutto quello che dovevo vedere. Sì, questo è un po' troppo, sono d'accordo con te. Come God of War, io God of War non voglio vedere più nulla. Sì, sì, questo è Hogwarts Legacy, questo qua, sì, sì, assolutamente. Pensavo per un momento fosse uno spin-off VR, ma questo è Hogwarts Legacy. Those who came before you just could not seem. Gameplay nuovo di zecca, questo proprio. No, ragazzi, è un po' strano. Secondo me è un Harry Potter VR. Ma dici? Non si riesce a capire, è un po' strano. No, no, ho detto una cazzata. Hogwarts, ragazzi, ho detto una stronzata, scusate. C'ha delle cose. Questo qua ogni tanto quando lo vedo c'ha delle parti. Tecnicamente indietrissimo sembrano delle parti, non è so un po' perché. Altalenante. È super altalenante. Ha delle parti che mi sembra indietrissimo tecnicamente. Sai che cosa? Secondo me c'è una discrepanza grossissima tra i volti dei personaggi principali creati con l'editor e i volti degli altri. Stranissimo. Ironwood, qui lo sviluppatore. Vediamo, questo già sembra interessante questo. PC e PS5, ragazzi, attenzione, Le parti... ma magari poi sbagliano, lo tolgono come sì, come al solito. Mamma mia, Ishin, ragazzi, che bomba. Che bomba. Questo potrebbe essere... questo... però sei lentile di quell'Ironwood, che senso ha, no? Ironwood. Sembra un titolo indie un po' horror. Sembra Firewatch 2 The Apocalypse. Ah, figo, questo mi sa che è quel un survival sulla macchina. Questo mi sembra che l'avevano annunciato forse un po' di tempo fa. È quello che dico sempre. Quello che dico sempre. Quello fighissimo l'avevano annunciato una vita fa, secondo me, questo qua. Lo sai, questa specie di survival in cui sei la macchina, praticamente. Ah, sei solo la macchina. Secondo me è quello, lo sai? Speriamo di no. Secondo me è il survival quello che sei solo la macchina, che non mi ricordo, ma lo annunciarono secondo me una vita fa. Che l'idea è anche figa, tipo Mad Max, però solo a bordo della macchina. Però sei l'uomo. Sì, sei quello che guida la macchina, ma non ti si vede mai. Il focus è come se tu fossi la macchina, non è che scendi e ti fai tu passi. Considera che questo è uno dei concept che io avrei fatto sviluppando un video. Ma questo qui, fra, secondo me lo annunciarono una vita fa e poi scomparve per anni, secondo me. Questo lo sa sicuramente Vincenzo, che è super fan di questa roba qui. Pacific Drive. Secondo me questo era già stato annunciato, ragazzi, che è una specie di survival horror dove però siete la macchina, praticamente. Cioè, non dire che sei la macchina, poi sembra come Brivido. No. Che fai la macchina, suoni il clacson per parlare. No, nel senso che questo PS5, tra l'altro, sembrerebbe tipo un'esclusiva, anche se però c'è scritto che era anche PC. Cioè, nel senso che il vostro obiettivo è cambiare le macchine, cambiare i cofani, i motori e ste robe qua. Sopravvivere è un po' una versione espansa di un gran bel gioco che vi consiglio, giallo PC su Steam. Sì, cioè non scendete a piedi, per intenderci, cioè, non andate a fare due passi.
Sì, si è visto a piedi, ma serve solo per entrare nelle officine per cambiare i pezzi. Non è che andare in giro. Ehi, Grace Chen, questa è la Vice President di Global Marketing. Bravi, ottimo lavoro, complimenti. Si parla di PlayStation Stars. Te lo ricordi PlayStation Stars? Io già l'avevo rimosso mentalmente PlayStation Stars. Che loro fanno queste robe qui che però sono raffazzonate, fatte al di fretta. Sì, erano tipo, esatto, tipo i reward di Xbox. Sì, ragazzi, l'hanno annunciato un po' di tempo fa. Adesso ci fanno vedere i collezionabili. Vi ricordate che c'era stato anche il dibattito se sono degli NFT o meno? In verità non sono NFT, questi oggetti che potete sbloccare diventano dei collezionabili digitali non NFT che potete utilizzare sulla vostra PlayStation. Nuove notizie, buone notizie. Inizierà a uscire in questo periodo in Asia, all'Asia, alla fine di settembre entrerà in rollout in Asia e poi arriverà in America e in Europa nelle settimane successive. Ovviamente se volete sapere di più non aspettatevi un video, un approfondimento, ma il PlayStation Blog. Oh, sto PlayStation Blog te lo buco, Sony. È una merda. Non lo vogliamo leggere, PlayStation Blog. Fa schifo. Qui cos'è? Nier Automata, qualcosa di nuovo? Il PlayStation Blog. 20 minuti questo State of Play, ragazzi. Abbiamo superato, abbiamo scapolato la metà. Jakuchi Seiko. Generator Shiryoku Ichonashi. Kitojunko Program. Ma che è sta roba? Mamma mia. Che mi ricorda? Mi ricorda un vecchio gioco. A me ricorda qualcuno che ho, qualcosa che ho voluto rimuovere dalla memoria. Mi ricorda una vecchia malattia. Ah, yeah, questo qui no, veramente no, è inquietante questo, eh. Oh, già solo questo sembra Fortnite, che lo dici da oggi pomeriggio, hai rotto tre quarti di calcio. Non lo so, questo non lo so. Dai, che ricorda. Mamma mia, questo qua non si può guardare proprio, eh. Phantom Crash Octavarium, è vero. O Inkle Blood. Può sembrare Inkle Blood. Sin Duality, questo qua si chiama. Anche, anche il titolo è brutto, Sin Duality. Mi fa molto ridere nei commenti. A me ricorda il giorno dopo aver mangiato cinese e messicano. Magari è bello, un bel sì, ma magari avrà un gameplay incredibile. Però guardandolo così, il diciamo, è pessimo. Non è il miglior trailer, mettiamolo così. È peggio di Diofield. I prossimi due giochi sono esclusive console PS5, quindi PC e PS5. Sono due titoli intensi uno dopo l'altro adesso, ragazzi. Ma sembra forte. Attenzione, Sony Interactive Entertainment Presents. Questo, ah, questo è Lies of P. Secondo me. Basta. No, mi sbaglio. Secondo me è Lies of P. Questo. E lui è ceppetto. No, non è Lies of P. Questo. Ah, non è Lies of P. È vero, perché non è console esclusiva. Avete ragione. Sciamone. Ah no, un'altra roba, non c'entra un cazzo. Cos'è con... Questo sembra bellissimo. C'entra niente, ho detto una cazzata, scusate ragazzi. Soka. Ah, cacate coi. Che cos'è? Si è visto un under boobs straordinario però. C'è delle tette che si muovono super morbide, eh. Finalmente ritorno. Oh, meno male i giapponesi, non sono americani. Viva le tette. Ma che roba è? Guarda le tette come si muovono. Non è una roba normale. Sono fatte di gelatina. Sono delle tette di colla di pesce. Sono di colla di pesce. Sì, non è normale. Colla di pesce. Ma che roba è? Poi parte il gameplay a un frame al secondo. Senti la musica che vogliono fare un po'. Beh, sembrava bello quando sembrava G-Police in un futuro deserto. Questo sì, si era visto anche questo, ragazzi. Avete ragione, sì. Sì, sembra Nier un po' peggio. Ma lui perché ha sempre quella maschera lì, tra l'altro? Cioè, il respiratore. Che sta preso il Covid.
Cioè, io volevo Cipolisse nel mondo. Nel mondo deserto. Mamma mia. Project Eve, bravi ragazzi. Sì. Però... attenzione, per il titolo finale si chiamerà. Non riesco a capire. Blade. Get Tetta out. Blade, giustamente. Tetta Blade. Tetta... finalmente. Non è Tetta Blade. È Tetta Blade. È Tetta Blade ed è il gioco, il titolo, no, giusto. Come si chiama? Non è Tetta Blade. Sarà per forza Tetta Blade. Dai, non era Tetta Blade. È Tetta Blade di colla di pesce. Quei Tecmo. Tetta Blade. Diletta Blade. Stetta Blade. Guarda, Tetta Blade è confermato. Dicevo. Sarebbe molto bello, però, Tetta Blade, eh. Confermato. Jason Schreier l'ha confermato. 1863, Giappone. Team Ninja, Team ragazzi. Ninja, Tecmo Koei. Sarà Samurai Warriors 198. Cos'è questo? C'era Napoleone Bonaparte. Che cazzo Napoleone. Era? Napoleone contro i samurai. Napoleon versus samurai. Dynasty Warriors, dite? Mamma mia, c'è sta corsa a cavallo. No. E Nio Tsushima. Assassin Rio. Beh, però è fighissimo. Beh, fighissimo, ha fatto quella capriola in aria. Tutto, cioè, ci sono tutte le armi da sparo, le lame, Napoleone, c'è tutto. Posto California. Però carino, sembra. Figo, non è male. Considerate che Team Ninja, che due cose le sanno mettere in piedi. Oh, Rise Ronin, of the North, Ronin, bello questo. Questi che... sono i giapponesi che dicono, ma che cazzo, ma Ghost of Tsushima hanno fatto a Seattle, ma siamo scemi. Che super, che questo. Super, PlayStation 5 console exclusive 2024, ragazzi, tra due molto anni anche PC questo. Bello questo qui comunque, eh. Lui, il protagonista, si chiama Tokyo Mutanda, dice. Ci sta prendendo in giro e dicono è il Commodoro Perry, non è Bonaparte, siamo poco seri, Francesco, io e te. Action RPG, ragazzi, dei Team Ninja. Ma figo. Il Commodoro Perry, Marco Perry. No, non credo, non credo. Però stanno già nervosissimi che siamo troppo ironici, Alessio. Mamma mia. PlayStation sì, Alessio, Francesco, la PlayStation Studios, ragazzi, qui, eh. PlayStation serio, Studios. Serio, perché parliamo Ghost di videogiochi. Questo è God of War, God of War, God of War. Quindi c'è God of serio War. Serio, perché stiamo parlando di videogiochi. C'è, eh? God of War. Vedete? Alla fine c'è God of War. Questo trailer l'hanno già fatto vedere 7 volte. No, non mi dite che è il controller speciale per God of War. No, ma dai, ma che è sta caccata? Ma perché? Perché? Devi essere serio e accettare quello. Perché il pad di God of War? Perché? Ecco, ecco ragazzi, adesso ci sta God of War, dai, adesso il gioco invece. Sì, silenzio. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. I know you. God killer. What is it you want from me? Is it a god of war you came to find? You don't really want war, do you, Kratos? All that blood on your hands, on your son's hands. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still, I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. You sure about that? Pretender God! For the old father! Death can have me when it earns me. Mamma mia, c'ho un cazzo durissimo, Francesco, in questo momento. Proprio. God of War è la più bella esclusiva Sony per PS4. In your lifetime has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you? Can you even?
Sì, Atreus sembra proprio uscito da San Basilio. You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. Fate only binds you if you let it. Sì. Che figata, mamma mia. Cioè, ragazzi, sono proprio... Mamma mia. Che figata cosmica. È veramente il gioco che aspetto di più quest'anno. Lo continuerò a ripetere fino alla morte, proprio. Era molto bello. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia. Cioè, il finale era veramente clamoroso. Cioè, ragazzi, io voglio domani... Mia. Domani, ragazzi, vedrò questo trailer 87 volte. Cioè, bellissimo. Io veramente. Io nel frattempo ho dovuto bloccare un certo. Fermati, Francesco, ho il cazzo così in questo momento. Dai, non dire queste cose. No, cioè, mamma mia. Io nel frattempo ho dovuto bloccare questo cudi. L'ho sospeso perché ha detto 5 anni per un DLC. Ma andassi a fanculo, ma vai. Allora, ma vai, cudi. Ma veramente, ma perché ti vuoi far prendere in giro da tutti noi? Mamma mia, mamma mia. Sei meglio di così. Pina... Allora, vai, finisci di insultarlo, vai. E niente, Cudi, ti ho dovuto bloccare, ma l'ho fatto per il tuo bene, perché chissà dove saresti finito. Ecco. Finalmente un cazzo di trailer di God of War Ragnarok, come si deve, non quelle robe orripilanti di Game Informer. E la roba fatto, cioè... Cioè, finalmente un super trailer di God of War Ragnarok. Io veramente, cioè, proprio, veramente... Però basta. Basta. Adesso arriviamo a novembre. Adesso arriviamo al 9 novembre, l'8 novembre, quanto cacchio è. E basta pure Hogwarts. Basta, sì. Basta. Hogwarts già va sfracassato almeno due trailer fa. Cioè, veramente... Ok, perfetto, basta. Rivediamolo quello di God of War. Ripartiamo da God of War, aspetta, ripartiamo subito God of War, va bene. Siamo qui per vedere God of War e lo rivediamo due volte. Hai ragione, aspetta. E anche quest'anno, ecco. Silent Hill esce l'anno prossimo. Esatto. lo rivediamo. Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. Bello. I know you. God. Ma questo è strano, pure le lame del caos rifatte così. What is it you want from me? Is it a god of war you came to find? I don't really want war. Do you, Kratos? All that blood on your hands. Vuoi rivedere Renizawa anche in Shin? Tanto poi ci rivediamo tutti e commentiamo, ragazzi. Rivediamoci un attimo questo, un attimo, perché questo è veramente. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. Pagherei per avere quella voce, Francesco. Questo pezzo è fighissimo. Death can have me. Mamma mia. When it burns me. Come girerà su PS4? Ma da dove non male, lo sai? What do you even know? No, in America. In your lifetime has anyone ever worshipped you? Ever prayed? Lì sia pure sta mossa che lanci le pietre. Ma mi senti? Sì, ti sento, ma sono un attimo ancora eccitato. Aspetta, non ti rispondo, aspetta. Che fine, cioè, sto scontro qua finale. Cioè, quando lancia la pietra, tutto fighissimo. Cioè, ma hai visto questa scena, Fra? È bellissima, questa scena finale, qui è incredibile. Cioè, bellissimo. Questa pezza è una figata.
poi sai già com'è il gioco. Ma sti cazzi! No, no, no! Ma dico, è una cosa positiva, cioè questo gioco è già. Basta proprio due-tre cazzate per renderlo perfetto, no? Per renderlo perfettamente in linea con quello che volevano fare. Guarda questo scontro qua. Ma lo voglio giocare domani mattina. Domani mattina mi voglio svegliare che ho il gioco su PS5. Proprio domani mattina. Giustamente come diceva Adolf Hipster, Atreus dall'inizio a Ragnarok, molto probabilmente sì, così. Sì, esatto. come si sa, insomma, non vogliamo entrare in spoiler, però se sapete, insomma, chi è Atreus, si sa, bellissimo. Allora, commentiamo questo State of Play. Dai, alla fine molto meglio del previsto. Sì, dai, molto meglio del previsto. Chiaramente giapponese centrico, nonostante la deriva, cioè la chiusura che ci sta di God of War. Che dici? Ti lascio prima un po' di parole a te, visto che stavi... Ma guarda, io devo dire che sono stato abbastanza soddisfatto. Abbiamo avuto, secondo me, tre annuncioni interessanti. Tekken 8, Like a Dragon Ishin. Sono contentissimo che ormai abbiano abbandonato ufficialmente il titolo Yakuza, perché c'entrava poco con il gioco. E poi, naturalmente, questo God of War, che è un trailer che... È un ottimo trailer per mettere il punto sul periodo trailer, perché ora basta. Non ne frega più un cazzo. Sì. Voglio giocarci e voglio arrivare a capirci qualche cosa con il pad in mano. Quindi, alla fine, su 10 giochi, 3 erano questi, poi c'era quel mix che comunque in qualche modo si è tenuto in piedi, a parte quel gruppetto di giochi giapponesi un po'. Quello lì, Theta Blade, Singularity lì, come cazzo. Ronin però sembrava molto interessante, sì. Del Team Ninja, quello è esclusiva se non sbaglio. Sì, è PC e PS5 quello, sì, come Nioh, quello... come Nioh alla fine, fin dei conti, come Nioh. Oddio, forse anche PS4, non mi ricordo se era anche PS4, no, forse solo PC e PS5. PC e PS5, quindi alla fine sono quattro robe molto interessanti, eh. Assolutamente, ci sta. Sono d'accordissimo con te, molto al di sopra delle aspettative. Comunque adesso stiamo vedendo Tekken 8 che tendenzialmente è una grande conferma, non prova a fare più del dovuto come sta invece cercando di fare Street Fighter 6. Direi che è una grande conferma Tekken 8. Chiaramente Tekken è uno di quei giochi che va provato. Sì, il 7 è stato un momento discendente, speriamo che invertano un po' la traiettoria con l'8, chiaramente, che insomma ne avrebbe bisogno. Chiaramente sarà protagonista del TGS Tekken 8 al 100%. Per chi lo sta chiedendo, visto che vedo un paio di chiacchiere, allora quanta roba sta facendo il Team Ninja? Ragazzi, son tanti, quindi ci sta Wolong, questo nuovo Ronin. Beh, Wolong, scusami, non sta facendo il Team Ninja, sta aiutando i cinesi. No, Wolong non è proprio del Team Ninja? Forse mi secondo me Wolong è proprio di Ninja. Poi ci sta ovviamente lo Zelda. Sì, lo Zelda Hyrule Warriors lì. Ah no, nuovo. È vero, Wolong è quello proprio. Quello loro, sì, Hyrule Warriors nuovo. Sta facendo Stranger of Paradise. Ne stanno facendo tanti, ragazzi, evidentemente hanno un sacco di tende persone. Vabbè, raga, il nuovo Hyrule Warrior sì, e Stranger lo fanno of Paradise. In 7, probabilmente. Secondo me quando Francesco finisce sta live darà una mano un po' a Stranger of Paradise, sì. Secondo me a tempo perso. È molto probabile, molto probabile. Quindi è molto interessante vedere questo momento di PlayStation VR 2 che diciamo commentavamo prima con Francesco. Chiaramente PlayStation VR 2 sarà, ritroveremo per i primi 2 anni decine di titoli che sono usciti in questi anni su Quest, perché quelli hanno tutta la loro qualità e come dire. Posso spazio dire? Vai, è una condanna a morte questa, addirittura. Beh, cioè, vabbè, non ho detto solo quelli, non ho detto uscire cioè per il momento tutto quello che riguarda PlayStation VR 2 mi sembra disastroso, cioè tu mi cominci a parlare di questa periferica e me ne stai parlando soltanto attraverso porting di giochi vecchi anni che hanno già venduto a quella base installata che non è né piccola, 15 milioni di Quest venduti, contro 5 milioni di PlayStation VR 1 venduti, e ancora non mi stai facendo vedere questi presunti. Vabbè, però sappiamo che c'è Horizon, sappiamo che c'è Firewall Zero Hour nuovo, che però non è nuovo, è una specie di upgrade di DLC. Cioè, tu mi devi far vedere un... Allora, Firewall
Zero Hour secondo me è meraviglioso. Ci ho giocato un botto. Il mio PlayStation VR perde i pezzi per quanto ho giocato, soprattutto a Firewall. Esci con PlayStation VR 2. Sei stato fermo fino adesso. Hai fatto un titolo che non è andato molto bene su PC. Cioè, non mi puoi uscire come upgrade. Sì, sì. Horizon sembra bello. Sì, sì, vabbè, però... sarà un'esperienza come fu Until Dawn per PlayStation VR 1. Cioè, capito? Piazzata lì. Cioè, ma chiaro. Magari Until Dawn era una figata. Era un'altra roba. Beh, però sai, c'hai Resident Evil Village, ce l'hai perché già l'hanno annunciato. Alla fine, sicuramente al lancio ci sarà un Astros qualcosa al 100%. Astros Bot, sicuro. Ve lo do per certo quello lì al lancio. Questo stillicidio di presentazioni minuscole di sti. Cioè, la gente. Poi dice in chat, ma che me ne frega, perché De Meo è bellissimo, ma lo metti qua in mezzo, è vecchio di 2 anni, fai di tutto per non farmelo venire duro davanti a De Meo. Allora, secondo me il grande problema è bellissimo. Sì, sì, allora mi piace questo tuo punto di vista perché ha molto senso e mi porti dalla tua parte. Ti dico che PlayStation VR 2 secondo me ha un grandissimo problema che si chiama cavo. Il cavo, secondo me. Ah no, oggi. Quello lo dico sempre. Esatto, certo. Più dei giochi è quello il grandissimo problema di PlayStation VR 2 periferica che uscirà nel 2023 con il cavo. Quello secondo me. La gente me... ha già deciso. Sì. La VR la vuole senza cavo. Senza cavo. E allora tu mi metti il cavo obbligatorio? Non mi puoi far vedere gli stessi giochi che gioco senza cavo. Voglio vedere i giochi. È quello che ti ho detto prima. Alex. Sì. Voglio 5 Alex. Sì. Altrimenti non me lo lanci. Sì, esatto. È quello che dicevo prima. Cioè, quello di Star Wars che è carino, Tales from la ma minchia. Certo, 2 anni. Sì, già, è che mezzo. Non me lo puoi far vedere identico con la stessa qualità grafica. Comunque, questo qua, Like a Dragon, diciamo prima, già febbraio PS4 e PS5 e verrà approfondito durante il TGS. Nella conferenza Sega che seguiranno Francesco e Giordana. Sì, su PlayStation VR 2 sono molto 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 d'accordo con te. Fa un po' acqua da tutte le parti. Speriamo di cambiare idea da qua a quando uscirà. Mi dici qualcosa di quello Yakuza, per cortesia? Beh, lo Yakuza, ragazzi, io l'ho iniziato questo Yakuza con dei mi ero stampato la guida in inglese con tutta la traduzione dal giapponese in inglese. Poi mi sono fatto una decina di ore. Il gioco sembra molto molto bello. È uno Yakuza vecchio stile con combattimento prevalentemente all'arma bianca. Ma quick time events o proprio combattimento normale? No, combattimento normale. Combattimento hack and slash, sì, GDR, sì, okay. Esattamente come Yakuza lo è stato fino a Like a Dragon. Scusami se ti interrompo un secondo solo. Confermo quello che stai dicendo, ragazzi. Questo trailer di Hogwarts Legacy potevano farne a meno perché probabilmente è il più brutto trailer di Hogwarts Legacy. Esatto. Perdonami se ti ho interrotto. No, no, è totalmente inutile questa roba. Sì, sì. Ne sono usciti 2, quindi probabilmente prevedono di rimasterizzarli, di fare un remake come hanno fatto con i primi 2 degli Yakuza, di tutte e 2 gli Shin. Quindi veramente gran bella notizia questa. Cioè, un gioco molto bello, già lo sappiamo. Dicevamo, questo è un altro gioco figo. Questo è figo. Ripeto, allora, purtroppo non sono convintissimo, non mi ricordo, ma sono abbastanza sicuro che a suo tempo questo gioco, ribadisco, fu già annunciato anni fa, perché io me lo ricordo questo concept ed era super interessante. Qui non c'è Vincenzo, che ha una memoria molto più ferrata di me per questi indie, ma ribadisco che secondo me questo era stato annunciato molto bello già diversi anni fa questo qui, ed era molto molto figo come concept. Dove non sei la macchina. Sei la macchina alla non fine. Sei la macchina, è come se fossi possedessi la macchina. Vabbè, è come se fossi la macchina, perché alla fine il tuo gioco è guidare la macchina. Cioè, tu si scendi per cambiare i pezzi della macchina, ma non sei mai l'uomo che guida la macchina. Sei ho sempre capito, la macchina. Ho capito, però in Gran Turismo non è che sei la macchina. Beh, sei un po' pilota. Sì. Beh, un po' sei la macchina, dai, un pochino. Alla fine non sai neanche come è fatto a trovare il tuo pilota. Che voce ha qui, un po' sei la però macchina. Però non puoi dire sei la macchina. Questo è figo comunque. Il concept è fighissimo. Il survival. Ah no, però vedi, cammini in realtà. In realtà ma ci forse probabilmente potrebbe essere anche una sequenza di quelle che stai ferma alla stazione. Ah, perché può è essere. Esattamente come funziona anche Jalopy. Questo è figo. Questo qua è un po' Mad Max survival horror. Quindi dovete stare attenti a. Sia le parti, vedete, queste sorte di intemperie problematiche, sia ovviamente i mostri, i nemici, cioè è sia puzzle ambientali, diciamo, cioè problemi ambientali, sia nemici. Bello. E voi dovete potenziare la macchina. Se non ricordo male, ragazzi, aveva una dinamica roguelike, cioè se crepate si riparte dall'inizio, da zero, e quindi dovete ritrovare i potenziamenti, rimodificarmi.
se non ricordo male, però credo poi alla fine sia stato, non so se poi cambierà o che cosa succederà, ma aveva anche una storia. Comunque questo è interessante, questo Pacific Drive, una bella idea. No, perché tu devi fuggire, perché a grandi linee il concept sì. L'ho capito, devi fuggire e naturalmente è un grande road trip, no? Verso la salvezza. Sì, bravo, esatto. Quello esatto. È il punto. Confermo, confermo. Comunque titolo ed è un concept... Io ho due concept, no, in realtà ce ne ho tre, di giochi che avrei voluto sviluppare, e uno è questo, penso. Tant'è sì. Che è così che avrei voluto fosse Days Gone. Figo. Questo è molto interessante, assolutamente. Non credo sia un caso che alla fine è l'unico, quasi l'unico indie mostrato, alla fin fine, perché effettivamente l'idea non è male. Questa digressione su PlayStation, per esempio, ecco questa te la voglio, guarda, metterò in stop. Scusami. Ma questa la devono licenziare, scorticare. Adesso, no, fermati adesso. Questa te la voglio chiedere. Sei pronto? Sei pronto? Vai. Tra l'altro, ragazzi, non potete dirmi sei boxare, eccetera, eccetera, perché avete visto il mio cazzo gigantesco per God of War. Allora, cioè, perché di questa roba me lo devi mettere nello State of Play e di tutti gli annunci fino ad oggi di PlayStation VR 2 e tutta l'altra roba mi hai dovuto fare il blog sul PlayStation Blog, il post sul PlayStation Blog? Cioè, perché sì, questo sì. Non mi potevi fare il post sul PlayStation Blog di questo? Perché c'hanno sto PlayStation Blog che è un problema per l'umanità e loro pensano che è figa, la cosa più figa del mondo, ma non lo è. Cioè, questo è come quando il cameriere ti mette già il parmigiano sulla pasta. Ma che c'entra, però? Scusami. Capito? Cioè, se vuoi me la metto io. Sì, ma ho capito. Ma che c'entra con questo, però, con PlayStation Stars? Appunto, cioè, perché ci metti PlayStation Stars? Cioè, perché non fare il post sul PlayStation Blog per esatto. Questo? Perché? Cioè, esatto. Perché? Io, Sony, veramente lo chiedo a tutti i PlayStation che esistono, a tutte le divisioni. Perché questo, nella vostra idea di marketing, questo momento qui ha più dignità di PlayStation VR 2? Cioè, da essere in uno State of Play, perché? È incredibile. Perché? Perché? Io non voglio... Perché per il PlayStation Plus... Ma è lei, Plus, secondo me è lei che decide, quella che abbiamo visto prima. Perché per il PlayStation Plus, quando avete fatto i tier nuovi, non avete fatto uno State of Play, ma per questo invece sì, non lo avete infilato qui dentro? A me dà fastidio. A me no, dà fastidio. Proprio fastidio perché non ha senso. Mi dà troppo fastidio. E a me comincia pure a stare un po' sul cazzo questa. Guarda, me la togli per piacere. Passerò avanti. Perché secondo guarda. Me lei. Sì, vado avanti, vado a vedere le tette di colla di pesce. Oh. Io. No, perché. Non l'ho ma capito. Ma poi con cosa. Lei. Che c'entra lei? Non perché ce l'ho con lei, ma perché è totalmente diverso rispetto tutto a, il resto. A tutto il resto. Tutto il resto. Non è che ci sta. Come hanno fatto secondo me lo sai cosa? Sempre ieri sul divano quando ho detto, lo famo il PlayStation, lo famo lo State of Play. E secondo me era lei che lo diceva, oh, ma che dici? Li faccio 30 secondi pure io. Dai, vestite che c'ha la telecamera. Sì. Già è montata, guarda, già accesa la luce. Dai. Dai, che c'è la telecamera. Fa per pezzo, è incredibile. Perché non c'entra nulla. Niente. È una cosa che sembra una pubblicità. Poteva parlare del Calfort. Poteva parlare del Calfort, era uguale. Perché il Calfort? Eh no, perché sta lì, sembrava una pubblicità. Poteva parlare del maggiolino, del nuovo Volkswagen. Incredibile, incredibile. Ma questo tu l'hai capito? Cioè, tu cosa sei? Il Mac in realtà, questo ma qui? Perché non riesci a scindere le due cose? Sei il quando Mac? Quando tu guidi non diventi la tua macchina. Sì, ho capito, ma magari il Mac è fatto col computer, con l'intelligenza artificiale, però dico, questo sei il Mac. Perché secondo te ci deve stare un uomo dentro? Ma perché si vede che c'è il ragazzo, no? Ma dove? Ti stai a confondere con Tetta Blade? Questo non è Tetta no, Blade, no. Visto, questo è quello Singularity, questo qui. Questo è l'altro... Secondo me sei il Mac in questo qui. Sei il controller qua. No, sei hai il Mac. È guidato da una ragazza. C'è dentro una persona. Ma non è vero, la ragazza sta di fianco. Vola di fianco a te la ragazza. La vedi? Dici. Sta sempre di fianco. Ma come dico? Si vede? Guarda, la sta là a destra, la vedi? Io lo so, sta scattando adesso. Sto guardando da. Guarda a me, lo vedi che sta sulla destra la ragazza. Si vede chiaramente. La ragazza sta di. Guarda, mo ti faccio vedere, Te lo stoppo. Aspetta, Stoppamelo, guarda. Aspetta, Eccola, la vedi? La ragazza sta volando di fianco a te. Quindi... Allora tu sei il ragazzo. No, tu sei il Mac. Sei il laser. Tu sei il Mac. Quanta voglia hai di giocarlo questo, Singularity? Questo c'è un 3% che mi incuriosisce. No, Singularity, scusate, non Singularity. Singularity. Eppure c'è una percentuale... Guardi che c'è lui! L'hai visto che c'è lui vestito da frate? Ma dove? Eccolo, si è visto. Ma dove? Si è visto un attimo. C'è un ragazzino, qualcuno lo chiama ragazzino. Certo, c'è.
Comunque non è così, no, male, ma... perché mi ricorda... Quale dici Phantom tu? Brave, mi ricorda tutta una serie di titoli. Ah, questo di... Ah. Lo vedi, vestito da frate. È più che vestito, sì, da Cavaliere Sith. Hai ragione, no. Quindi dici che dentro in realtà tu sei lui, in realtà. Però quando lui guida il Mac, lui è il Mac. Diventa il Mac. Ah, esatto. figo. Ok, hai ragione. Vedi? Guarda che c'ho pure il naso un po' imperfetto. Vedi, I'm with you. No, tra l'altro hai visto come finisce? Lui dice, la prima volta che ho avuto una mattina così eccitante, ha detto. Finisce così, guarda la frase che dice lui quando si alza. Guarda. Vedi, lei dice buongiorno. Lui dice buongiorno, guarda, è la prima volta che ho avuto una mattina così eccitante. Guarda che faccia. Guarda. Non sembra. Però guarda, guarda, first time I had a morning that exciting. Quindi vedi, insomma, è una dichiarazione importante. La prima volta che ho avuto una mattinata così eccitante, Ma infatti, come si chiama quando hai quella sensazione di avere di vivere una mattinata particolarmente eccitante? Come si chiama? La sinduality. Il sinduality. Dici, è vero, confermo. Qui abbiamo, adesso è Theta Blade, se non ricordo male. Questo qui è uno dei due giochi action di coso. Esatto. Pensavo questo qua, sì. Lies of P all'inizio, ma giustamente non era esclusiva. Sai, Lies of P, quindi ho detto una cazzata cosmica. L'hai capito come si chiama alla fine questo qui? No! Vai a vedere. Non come l'hanno si detto? No, ci sta scritto. L'hanno detto. No, c'è scritto. Non l'ha. Chi è che l'ha detto? Non è. L'ha detto. Ma com'è? Questo qua. Stellar Blade si chiama. Sì. Stellar Blade. Ecco, così era un capolavoro. Così era bello. Ecco, fatemi questo gioco. No, che me scende quella scocciata. È vero. È vero. Così era molto bello. Sono d'accordo questo con te. Questo era il gioco. 10 e lode. Sono d'accordo con te. Così era proprio perfetto il gioco più guarda, ma no, ti prego, meraviglioso. No, devi guardare questa tetta. Nessuna donna sulla faccia della terra può avere una tetta che si guarda, ti prego, guarda questo movimento quando lei mette la batteria dentro. Perché è più la testa da uomo obeso, di sembra. Bravissimo. Bravo. È esattamente la tetta da uomo obeso. Bravo. Guarda, guardala. Lo vedi? Cioè, quasi sembra che si gonfia tanto è il movimento. Esagerare. Sì, sì, per me non è normale. Questo trailer avrà guarda, un milione di views. Guarda, lo vedi che hanno un movimento che non è naturale? Perché i giapponesi devono fare un seno che si muove in quel modo? Che non è vero. Sembra fatto di colla di pesce. Perché? Perché la loro idea... Ma secondo te i giapponesi lo toccano mai un seno che nella loro idea è una colla di pesce? Poi fanno un seppu... Coreani, scusate. Cosa? Ah, perché questo è coreano? Dicono che è coreano, non vorrei mai insultare. Cioè, secondo te è perché non toccano mai un seno nella loro vita? Non so che dirti. È un po' esagerato perché c'è questa tecnologia dietro, dice facciamola vedere, no? A Dead or Alive a un certo punto c'era anche lo slider, no? Potevi sì, ma secondo quanto... me non si muoveva così colla di pesce, se così gelatina. Ma Norton dice qua sei la tetta. Sarebbe molto bello però se fossi la tetta, È incredibile. Però andiamo nel loro paese a chiederlo, dice Xwelly. Ma scusami, abbiamo Vincenzo lì. Però sta in Giappone, non in Corea. Attenzione. Però può chiedere ai giapponesi riguardo ai coreani. Questo qua è il fatto. Comunque vedo che stavate scrivendo. Ho visto un sacco di roba. Me ne sono perso diverso. Dovrebbe essere bandito in Corea. Addirittura è bandito in Corea il porno. Madonna, bandito. Cioè, se ma ti vedono come? Col porno, ti mettono in galera addirittura. Ma forse in Corea del Nord, magari. Ma guarda che è probabile, lo sai che sono strani, Mamma mia. Comunque, questo è il meno interessante. Project Eve che diventa. Effettivamente è Stellar Blade. Anche se potrebbe sembrare Stellau Blade, effettivamente come è scritto. Anche Stellau Blade. Guarda, è bruttissimo come è scritto. Sì, sì. Più altro è illeggibile. Più altro è illeggibile. Corea del Sud, Corea 15 del anni. Se vedi il porno, ma dai, la cazzata, ragazzi. Ma dai, ma è possibile. So così. Ma dai, è così. Dai, questo è l'altro che diciamo interessante. Effettivamente, fa ridere a un certo punto Napoleone Bonaparte. Però, effettivamente, non è Napoleone, è il Commodoro. È il Commodoro Perry. Ma chi è il Commodoro Perry? Comunque, questo qua sembra molto bello. Speriamo che non abbia la trama di Nioh. Perché la trama di Nioh si vede proprio che. Ma perché ha una trama, Nioh? Sì, perché tu arrivi dall'Occidente, litighi con tutti, ci stanno i mostri e succede quello che succede. Bello. È tremenda. Ah, perché in pratica appare questa neve nera con Napoleone Bonaparte, praticamente. Figo.
Beh, figo questa cosa qui. Camomi Sportium dice: sono banditi solo i porno in cui la donna sorride. Potrebbe essere vero anche questo. Allora, la cavalcata era veramente molto brutta, però bisogna dire. Però alla fine il gioco è interessante, invece. Questo momento qui che gli fa il suplex in aria mi piace. Sai qual è il fatto? Che loro devono asciugare un po'. La paura è che effettivamente sia sta trama de merda con un gioco che vuole essere troppo. Invece devi fare meno. Devi fare meno. Ma chi, cioè, che intendi? Less is more. Parlo, come dice, di Apple. Sì. Parlo di Tecmo Koei. Rise of the Ronin. Cioè, non voglio che vola come un'aquila di legno, capito? Rise of the Ronin. Cioè. No, aspetta, perdonami, Francesco, perché mi è arrivato un messaggio. Perdonami, perché questa cosa è importante. Sei pronto? Vai. Perché mi è arrivato un messaggio di gente molto infastidita. Su. Matthew Perry, con il grado di commodoro della Marina degli Stati Uniti, fece pressione per l'apertura del Giappone all'Occidente con la Convenzione di Kanagawa nel 1854. Nell'estate del 1853, il commodoro Perry, seguendo gli ordini impartitigli dalla presidenza di Millard Fillmore, guidò una spedizione di 4 navi da guerra nella baia di Edo, l'antica Tokyo, per stabilire con il Giappone un rapporto commerciale ed ottenere l'apertura del paese. Cioè, è il tizio, è vero? È un personaggio vero? Sarà un personaggio vero? No, ma è incredibile questa cosa. Cioè, è veramente il Commodoro Perry. Sto leggendo Wikipedia, ragazzi. Cioè, è il Commodoro... Ma tra l'altro, se vedete la foto, è proprio lui. Cioè, è questo. Ragazzi, questo qui... Adesso ve lo faccio rivedere. Questa nave nera che arriva... Perry. Adesso si vede qui la nave... E questo è il Commodoro Perry, questo, ma ragazzi. È incredibile, ma io pensavo fosse una cazzata, ma è vera. Però guarda che anche Nioh ha dei riferimenti... È incredibile. Nioh ha dei riferimenti reali, Ma è bellissimo. Solo che è poi bellissimo. Va completamente a... Capito? Cioè, questa roba praticamente quindi è la storia di questo Commodoro Perry che è arrivato in Giappone per aprire il Giappone e dietro ci hanno costruito dietro il gioco di Team Ninja. Ma è fighissimo questa roba qui. È però uguale, vi dico, ragazzi, una cosa, state attenti perché pure Nioh si basa. Edward Kelly, su Elisabetta Prima, su Hattori Hanzo, su Kuroda Nagamasa, cioè Nioh ti fa credere di avere una ricostruzione storica e poi è quello che è, quello che dovrebbe essere. Quindi, ma è incredibile. È veramente, sono rimasto sconvolto di questa roba qui. Quindi era vero? Incredibile proprio. Mi fai un commento sul pad, sul DualSense di God of War? Vabbè, perché ma lo dovrei rivedere. Eccolo, lo sto facendo rivedere. Sì, però ancora non è arrivato il punto. Il periodo storico è quello del film L'ultimo samurai con Tom Cruise. Fine dell'era dei samurai e arrivo delle armi da fuoco. È super figo. Allora, ragazzi, veramente super figo potrebbe essere questo The Rise of the Ronin, lì come si chiama. Mi piace molto, comunque. Ti piace? No, non tanto. No, neanche a me, non mi fa impazzire. Poi non so perché non tutto tanto. Questo blu. Cosa c'è? Ah, perché il logo è celeste, effettivamente, sì. E basta, e finisce qui con il trailerone di God of War, che ci rivediamo per la terza storia, già che ci siamo. Sei rimasto sconvolto perché per te il mondo comincia e finisce con Ubisoft. Confermo, assolutamente. Proprio, veramente, ormai Luca G, tu secondo me hai bevuto più Amaro Sibilla di me, perché proprio c'è parole gettate al vento completamente questa cosa qui. E... va bene, allora che altro vogliamo aggiungere? Non ho nient'altro da dire. Nient'altro da dire. Allora, bello però, bellissimo. Sì, mi è piaciuto, devo essere sincero, me lo sono goduto alla fine. Corto, 20 minuti. Voi non lo vediamo alla chat perché tanto sicuramente gli ha fatto schifo, tutti i giochi di merda, potevano uscire tranquillamente su PS3 e quant'altro. Allora, vai, voti, ha ragione, i voti. Allora, Francesco, ricordati, voto contenuti e voto evento. Allora inizio io, voto evento, io non smetterò mai di dirlo, a me lo State of Play come il Direct di oggi però troppo lungo per i miei gusti, ma per me State of Play è esattamente la lunghezza, cioè è esattamente il tipo di evento che mi aspetto. Sapete che agli State of Play ho dato come evento sempre 8, a questo gli darò 7,5 solo per la digressione del PlayStation Stars, che non ha nessun tipo di senso, perché altrimenti per me la formula dello State of Play funziona. Per i contenuti, anche per i contenuti 7,5, ragazzi, un doppio 7,5 e io faccio un doppio 7, dai, per un po' più stitico. Ci sta, però ci sta, mi piace, ci sta, quindi alla fine questo è, quindi un buon PlayStation...
un buon State of Play. Allora, ragazzi, come al solito, tutte queste cose che avete visto le trovate in altissima risoluzione su Multiplayer, sul nostro canale YouTube, dappertutto. Ne continueremo a parlare chiaramente nei prossimi giorni. Io ne voglio approfittare e vi ricordare che domani è ancora un giorno di un po' più di relax. Giovedì e venerdì seguiremo tutte le conferenze del TGS, tutte, il 100% delle conferenze del TGS. Tutte live, Tutte live sul canale Twitch nostro. Francesco, Giordana, io e anche Alessio le seguiremo una dopo l'altra, sia giovedì che venerdì. Quindi seguite il TGS con noi, e in più avremo Vincenzo che è lì sul posto, che si vedrà tutta la fiera e anche un'altra serie di robe extra che scoprirete più avanti e che quindi anche a livello di copertura vedrete tutto quanto. Quindi grazie, baci, buona serata, spero siate stati bene con noi. Saluta a tutti, Fra. The King of Iron Fist Tournament, enter the Tekken. Perfetto, vi saluto con questa chiusura e bacissimi a tutti quanti, buonissima serata con questo momento finale. Ciao, 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 buonanotte.